a tutti amici di Parliamo di Videogiochi, e oggi come l'anno scorso siamo all'Hotel Sheraton. Non sono solo, ma come potete vedere c'è Rigor, Ellino, KTT, anzi Batman, e non che è non è un uomo, che non è un uomo, fiera di Star Trek, Star Wars, Stargate, e anche cosplay, avremo fumettisti e tante altre cose. Guerre del Caos, giochi di ruolo dal vivo. Andiamo a vedere cosa ci riserva quest'anno il Levante Comics Games. Sono qui adesso con Zack e Venom di Gundam Core e rivolgeremo delle domande per quanto riguarda il mondo di Gundam, che io personalmente non conosco. E oggi sono qui a Levante perché appunto stanno facendo, hanno un loro stand e ci saranno riprese, ci saranno spiegazioni, ci saranno conferenze. E cominciamo con la prima domanda rivolgendola a Zack. Cos'è Gundam? Beh, allora, Gundam è il nome di una serie di universi in cui si identificano delle serie di fantascienza animate nate nel 1979 con la prima serie televisiva, che si chiama appunto Mobile Suit Gundam. A questa serie sono seguite una serie di innumerevoli produzioni come serie TV, film o serie di OVA, e tutti quanti hanno dei punti in comune: colori del mecha del protagonista, le colonie spaziali o il fatto più semplicemente che si tratti di una guerra civile tra due fazioni. Ci sono parecchie serie comunque di Gundam, ho visto tra OVA, serie ufficiali, poi vari universi. Con che serie consiglieresti di cominciare a vedere Gundam per chi è totalmente profano come me? Allora, dipende sempre dai gusti di chi, dello spettatore, perché le serie dell'Universal Century, quelle regolari, sono più adatte a un pubblico maturo, amante della fantascienza e del realismo, mentre le serie alternative, diciamo, sono più per gli amanti di anime spettacolari, dal design accattivante, delle animazioni moderne e tematiche un po' più leggeri ma sempre in linea con la saga. E quindi oggi cosa presenterete a Levante con? Allora, abbiamo già presentato in anteprima nazionale il terzo episodio di Gundam Unicorn, seguito dal trailer del quarto episodio in esclusiva. Attualmente in proiezione il Contrattacco di Shah versione Blu-ray. Dopo un'ora dedicata al mondo dei Gunpla, presenteremo l'ultimo film di questa giornata, ovvero F91, sempre in versione Blu-ray. I Gundam sono stati rilasciati anche diversi videogiochi per le più svariate console, principalmente per PlayStation. Quali sono i titoli? Di che genere sono e in che regioni sono state rilasciate? Allora, per prima di tutto l'ultimo gioco uscito in Italia è stato Dynasty Warrior Gundam 3, che sfrutta la stessa tecnologia dei Dynasty Warrior famosi da Koei, utilizzando però le skin di Gundam. Per chi volesse farsi un approccio anche non troppo canonico alla serie, è un buon modo per iniziare. Anche giocarsi i due capitoli precedenti, anche questi usciti per console Next Generation, PlayStation 3, Xbox e anche PlayStation 2, oppure con la svariata lista di titoli usciti per PSP e adesso fra poco per PS Vita,
tra poco anche in Italia, annunciato a lungo termine, è stato Gundam Seed Battle Destiny, che verrà rilasciato per PS Vita, sarà il primo della sua generazione, che sfrutterà la tecnologia simile a quelli per PSP, integrando la tecnologia alta definizione delle console next gen. Avete un sito ufficiale, un ritrovo, una pagina? Beh, certo, l'indirizzo del sito è gundamcore.it. Invece per tutte le notizie riguardanti il mondo di Gundam, gundamblog.net. Quindi ragazzi, ogni link che abbiamo citato lo troverete qui sotto in descrizione e continuiamo a girare per i Levantecon. Allora ragazzi, siamo con le guerre del caos. Oggi ci sono anche loro al Levantecon. L'anno scorso non ci furono, ci fu un'altra società, un'altra compagnia. E con le guerre del caos oggi abbiamo un pezzo di GDR live al centro del Levantecon, in una delle zone più in vista dell'area esposizione. Allora, subito partiamo con le domande. Abbiamo qui Flavia, Mario, Giovanni e Anna. Due figuranti, di cui quello grosso e quello elfo. Allora, prima domanda, cosa sono le guerre del caos? Allora, le guerre del caos sono una campagna di gioco di ruolo dal vivo dell'Associazione del Gioco Barese, ispirata all'immaginario collettivo fantasy da Tolkien a Warhammer. In un mondo in cui vi è un impero senza un trono di ferro, ossia senza un imperatore, il caos inizia ad invadere le lande della nostra ambientazione, di Altea, il mondo dove noi giochiamo, e c'è bisogno di nuovi eroi per poter contrastare il caos. È una campagna fantasy con 120 persone. E giochiamo un po' per tutta la Puglia al fine di valorizzare il territorio. Perfetto, come si svolgono le sessioni di Guerra del Caos e quindi cos'è il GDR Live o il GRV? Allora, il gioco di ruolo dal vivo, e qui la nostra dottoressa Anna Dadabbo può confermare, è un'attività ludica, sia terapeutica che ludica, interattiva e quant'altro. Consiste nell'interpretare il ruolo di un personaggio preferito e inserirlo in un'ambientazione da noi creata. Segue un po' la commedia dell'arte, una forma teatrale. Quindi cosa serve a un player alle prime armi, il giocatore che entra in questo mondo, per iniziare a giocare? Molto semplice, per un player, ossia un giocatore alle prime armi, è sufficiente un costume base, senza marche a vista, perché è brutto. Immaginate per esempio un Gimli del Signore degli Anelli con le Converse, è orrendo, quindi. Serve un costume senza marche a vista, una spada in lattice, ci sono tanti rivenditori che realizzano spade in lattice, e serve soprattutto immaginazione, fantasia e una propria storia personale da intrecciare con quella dell'ambientazione principale. Perfetto, e quindi quali sono infine le prossime tappe delle Guerre del Caos e cosa c'è in programma per il futuro e per i player? Allora, la tappa più importante
di Guerre del Caos risiede proprio nel main event che si terrà tra il 30 agosto e il 2 settembre. Il main event di Guerre del Caos si chiama Le Cronache 2012 ed è un evento di gioco di ruolo dal vivo full time che durerà 4 giorni e si terrà nei pressi del Poggiano, la location è ancora da decidere. Comunque, per qualsiasi informazione sul sito www.guerredelcaos.com troverete tutto ciò che serve per capire come si gioca ad un gioco di ruolo dal vivo e da che cosa iniziare. Allora ringraziamo Flavia, ringraziamo Mario, Giovanni e Anna che hanno partecipato a questa intervistuccia. Se volete giocare e divertirvi seriamente per tutta la giornata interpretando qualcuno che non potreste fare nella realtà, unitevi alle Guerre del Caos e buon gaming! Siamo quest'anno nuovamente come l'anno scorso con Andrea Yu Dentuto, mangaka e disegnatore, e gli chiediamo cos'è il premio Cometa. Allora, il premio Cometa è iniziato l'anno scorso, è un premio per giovani illustratori e fumettisti, aperto comunque a chiunque voglia partecipare in tutta Italia. Diciamo che per adesso ancora è conosciuto in Puglia, ma quest'anno siamo solo alla prima edizione. L'anno scorso c'è stata una prova sperimentale, eppure sono già comunque arrivate quei primi 10 partecipanti. Quest'anno abbiamo avuto un incremento incredibile, hanno spedito le loro tavole veramente tantissimi ragazzi. A livello di premio è molto interessante perché le tavole vengono praticamente spedite tramite email, anche per questo non c'è bisogno della spedizione, è molto più semplice. La qualità alta ci consente comunque di vedere le tavole nei particolari. La giuria è una giuria comunque selezionata, quindi è una giuria che sa, guardando l'impatto della tavola, e si rende conto proprio di come può essere la sua pubblicazione. Quindi degli esperti. Degli esperti. Tra l'altro adesso il fumetto in generale va molto anche sulla rete, quindi a questo punto finalmente si può partire anche senza l'originale vero e proprio da guardare, cioè capiamo benissimo la tecnica. E il premio Cometa è il primo premio aperto veramente a chiunque, anche dall'estero, possiamo riuscire a fare. Ecco, sono arrivate tantissime richieste, anche di informazioni, gente che purtroppo è arrivata tardi, gente che ha scritto anche dopo. Questo soprattutto tramite email. Molti non sapevano neanche che c'è una pagina Facebook aperta così all'ultimo momento, proprio per cercare di dare ancora più un po' di pubblicità. Hanno vinto l'anno scorso un illustratore e un fumettista, quest'anno due illustratori e due fumettisti. E hanno comunque avuto in premio dei corsi, delle pubblicazioni ufficiali, proprio perché comunque un fumettista e un illustratore non può vincere un pacco di pasta. Sì, ecco. Ovviamente. Devi avere qualcosa che sia attinente la propria professione. E per un ragazzo o una ragazza che spedisce un'opera e si ritrova addirittura entro un anno la pubblicazione è una cosa veramente soddisfacente per noi da poter portare avanti con ogni anno. Quindi quanti fumettisti ci sono quest'anno? All'incirca. All'incirca qui in queste sale. Sì. Diciamo 18-19, però comunque stiamo prevedendo di averne molti di più, quasi il doppio l'anno prossimo.
perché comunque grazie a Levanticon, grazie a Comics and Games, stanno venendo fuori una serie di autori incredibili che sono sempre rimasti nell'ombra. E questa è una cosa veramente importante, perché si pensa che in Puglia non ci siano artisti o che comunque bisogna andare in altre città per trovare lavoro e professione. Invece qui in Puglia ci sono tantissimi ragazzi che disegnano in gamba. Oggi per fumettisti al lavoro sono qui, ma sono insieme molti dei miei studenti, molti dei ragazzi bravi e scoperti, e siamo bravi tutti allo stesso livello. Cioè qui si può uscire tranquillamente una rivista nuova italiana. Fatta solo da voi praticamente. Sì, ci manca solo l'editore. Ma quello... Ma quello viene col tempo comunque, verrà. Quindi si può dire che rispetto all'anno scorso c'è stato anche un netto miglioramento, cioè... Anche rivedendo l'evento dell'anno scorso vedo comunque molti più fumettisti, un'organizzazione migliore. Allora, Levanticon Comics and Games di quest'anno è una manifestazione molto più matura dell'anno scorso. Non che l'anno scorso sia stata fatta così, per carità, è stata organizzata al massimo, però quest'anno è stata più scelta, è stata più pensata anche negli spazi, anche solo a livello di sala. L'anno scorso ci siamo trovati tutti quanti uno tutti accanto all'altro, tutti a ridosso, tutti vicini. Invece lo spazio c'è, anzi l'anno prossimo posso già annunciarvi, l'anno prossimo Comics and Games diventerà una cosa incredibile, veramente. Vedendo la sala quest'anno e come è stata distribuita, ci sono almeno 2-3 novità che avranno un successo incredibile, quindi di bene in meglio, delle idee favolose. Infatti già rispetto all'anno scorso ho visto comunque una disposizione migliore, cioè prima era tutto quanto in uno stesso ambiente e c'era una confusione e un'indifferenza, sebbene sia stato un evento comunque di una certa rilevanza. E Andrea, a conclusione di questa intervista, vuoi dedicare un disegno a Parliamo di Videogiochi? Certo, nessun problema, lo faccio subito. Grazie. Qualche pagina, può andare anche un po' più veloce Giacomo. Scusa! Ci siamo noi! Perché lei è Nacho! È lei che ci ha fatto i disegni, come potete vedere. Trovate come sempre il link al suo DeviantArt in descrizione. Ce l'ho un Twitter di link. Ho
ucciso un nemico da 100. €700. Solita scena dell'anno scorso in cui sono qui a Panchetto a scaricare i file dei ragazzi del Giulio Verne, mentre c'è Rigor che si sta solazzando facendosi qualche foto del teletrasporto. Allo spawn, diciamo. Niente, la gente se ne sta andando, è finito tutto quanto. Spero che il video vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento. Sicuramente ci saremo anche l'anno prossimo. Siamo stanchi. Quindi ciao a tutti da Praus, da Rigar e da KTP. Lino e Vocchi ci hanno abbandonato prima. Lino è andato ad accompagnare Laguna e Carlo in quadra. Forbisrulandia. Fortomatico. Ci rivediamo al prossimo video. Ciao. Qui è Pro e parliamo di videogiochi. Ciao. Ciao.